a tutti i presenti e agli ospiti che da Crisuma sono arrivati ad allietare questa serata memorabile per Vittorio Veneto, perché ricorre il 10° anniversario di gemellaggio. Do lettura della delegazione di Crisuma presente in questa aula. Troviamo Clesio Salvaro, sindaco di Crisuma, e la moglie Adriana Salvaro. Antonio Manuel, presidente del Consiglio Comunale di Crisuma, e la moglie Carla Gabriel. Grande Piovesanna, direttore della SAT, e moglie Gianea Piovesanna. Andrei Zilli, consigliere comunale, e la moglie Lezi Maria Zilli. Olga Fontana, presidente del ACIC, imprenditoria edilizia, e la moglie Luciana Fontana. Zamilla Casarande, presidente della Camera di Commercio di Crisuma, e la moglie Agne Casarande. Pedro De Rosa, imprenditore di Crisuma. Daniela Sali, responsabile del settore giornalistico del municipio di Crisuma. Andrea Piva, giornalista a Tribuna del Crisuma. Magalini Junior, giornalista della Iunal de Magliante Crisuma, grazie. Benedet, consultore Regione Veneto per Santa Catalina. Sono inoltre presente il dottor Calvi Antonio, consigliere del comune di Montecchia di Crosara Verona, accompagnato dal signor Marconi Giovanni Battista. Il signor Daniele Novisotto, in rappresentanza del sindaco Giovanni Piccolo, consigliere comunale di il dottor Claudio Cecigliotta, direttore dell'Istituto Cesana Malanotti e già assessore del comune di Vittorio Veneto. Giuseppe della Giustina, già consigliere comunale di Vittorio Veneto e componente della delegazione in visita alla città di Crisuma nell'anno 2000. Grazie ancora di calorosi applausi, passo la parola al sindaco per il saluto benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, il 7 dicembre del 2000 è stato firmato in Brasile con l'allora sindaco Giancarlo Scotà l'accordo di gemellaggio tra il comune di Vittorio Veneto e Crisuma, con l'intenzione di promuovere iniziative e scambio e collaborazione su ogni aspetto della vita sociale dei due comuni, basandosi sulle loro potenzialità economiche e sulle loro affinità culturali. In precedenza, il 15 ottobre, arrivò allora una delegazione della città brasiliana di Crisuma, guidata dal sindaco Decio Gomes Goe, dopo essere stata ricevuta a Palazzo Baldi, sede della Regione Veneto, per gettare le basi del gemellaggio. Crisuma è una città dello stato di Santa Caterina fondata nel 1880 da un gruppo di famiglie provenienti dalle province di Belluno, di Treviso, di Udine e di Vicenza. Oggi ha circa 200.000 abitanti ed è un centro di riferimento per l'economia dell'area meridionale dello stato di Santa Caterina. Una grande conquista di questo gemellaggio è stato l'interscambio culturale tra gli studenti dello Stato di Crisuma e quello dell'Istituto di Istruzione Superiore di Vittorio Veneto, città della Vittoria. In particolare l'ITIS di Vittorio Veneto, recentemente sono stati i nostri ospiti una decina di ragazzi dello SATIC dopo che nel settembre dello scorso anno sono stati in Brasile i nostri. È stato il quarto interscambio in questi 10 anni. C'è ora un senso comune all'uomo che spinge con gelosia a segnare limiti e confini tra sé e l'altro di sé. Nacquero così mura, torri, città e nazioni.
ma c'è un istinto che lo spinge e che ci spinge ad allargare questi confini fino ad eliminarli e congiungere gli individui e i popoli. Si chiama fratellanza. Essa ci spinge a saltare quei ferrati e scavalcare quei muri. La fratellanza è quindi il principio di conoscenza, è inizio di esperienza e percorsi di intelligenza, e al di là della conservabilità dell'appartenenza nostra e vostra, iniziale, antichissima, è una società unica, rurale, contadina e veneta, al di là della scissione che fu imposta a questa società, l'unica, da condizioni economiche avverse e di ingiustizie che inevitabilmente spinse una parte di essa, come noto, al di là dell'oceano, a fondare nuove collettività, pur venendo oggi a mancare sostanzialmente i presupposti dell'allontanamento fisico reciproco. Il risultato di questa fratellanza, dopo 10 anni esatti da quando fu dichiarata, è ancora forte, vivido e visibile. Ed è pertanto da rimarcare, da contrassegnare, da evitare con continuità, che è certa che verrà rafforzata da ulteriori nostre e vostre visite reciproche, spero anche da sostanziali scambi di cultura, di prodotti, tecnologie, di forza lavoro, così come avviene anche con scambi di visite tra giovani delle nostre e delle vostre scuole. A tutto questo facendo ancora uso di una lingua comune, originaria e identitaria, che non è stata e non sarà mai cancellata dalle lingue sovrapposte ufficiali dei nostri paesi di appartenenza, ed è l'antico dialetto veneto italiano. Voglio ricordare che l'antico dialetto veneto è stato, grazie a una legge del consigliere Ciambetti, è diventata una lingua ufficiale. Quindi il dialetto non è più dialetto, ma è lingua. Esprimo pertanto a tutti voi la profonda gioia della città e di tutta l'amministrazione per questo vostro arrivo. Spero che questo soggiorno sia quanto possibile piacevole e interessante, in modo che possiate e potete portare alle vostre famiglie, a quanti sono rimasti a Criciúma, a tutti coloro i quali i nomi di Vittorio Veneto di Italia hanno significato il nostro caro saluto, ed il nostro augurio al benessere materiale, morale, di opportunità, di severità. Per il resto, abbracciando, vi esorto a fare di questa città la conoscente l'uso che fareste in una casa famiglia, nella casa di una sorella o di un fratello. Grazie a tutti voi. No dia 7 de dezembro do ano 2000, foi assinado no Brasil, com o nosso prefeito daquela época, senhor Giancarlo Scotar, o acordo de partenariato gemellaggio entre o município de Vittorio Veneto e o Puliquei, ou de Criciúma, com o objetivo de promover ações de intercâmbio e colaboração que se refere à vida social dos dois municípios, baseando-se sobre as próprias potencialidades econômicas e sobre as semelhanças culturais. Antes, no dia 15 de outubro, chegou uma delegação da cidade Santa Catarinense, liderada pelo prefeito Décio Gomes Góes, depois de ter sido recebida no Palácio Balbi, sede do governo regional veneto, onde se puseram as bases de acordo do gemelagem. Criciúma é uma cidade do estado de Santa Catarina, fundada no 1880 para um conjunto de famílias das províncias de Belluno, Treviso, Udine e Vicenza. Hoje em dia, conta com cerca de 200 mil moradores e é um centro de referimento pela economia do sul do estado. Um grande alcance do gemelagem foi o intercâmbio cultural entre os estudantes do SETAC de Criciúma e os do Instituto de Instrução Técnica Superior de Vittorio Veneto, IPS. Há pouco tempo foram nossos hóspedes 10 rapazes do SETAC, depois que em setembro do ano passado foram para Criciúma nossos estudantes. Foi o quarto intercâmbio no prazo de 10 anos. No homem tem um sentido comum que o empurra às vezes com ciúme a definir limites, fronteiras entre si e os outros. Nasceram assim o tempo, muralhas, torreões, cidades e nações. Mas tem ainda mais outro instinto que o empurra em abrir as fronteiras até eliminá-la para reunir a gente, os povos. Este valor é a fraternidade, que nos ajuda e permite depurar aquelas forças, superar aqueles muralhões. É por isso que a fraternidade é o princípio do conhecimento e da sabedoria,
è un começo da experiência, é o rumo da inteligência. Além da consanguinidade do vosso e nosso pertencer original, é muito antigo, a uma mesma sociedade rural, agrícola e veneta, além da separação determinada nesta sociedade das adversas condições econômicas, das injustiças que obrigaram uma parte daquela, como se sabe, a sair do próprio território parentesco, atravessar o oceano para fundar novos povoados e coletividades, também se hoje em dia são permanentizados ou faltam na substância as condições do afastamento mútuo, as resultâncias dessas fraternidades, depois de 10 anos precisos de sua declaração, é ainda muito forte, visível e brilhante. É preciso, no entanto, marcar e acrescentar a continuidade que nós estamos levando para frente e da qual temos certeza que será acrescentada para mais visitas recíprocas entre nós. Espero também em intercâmbios culturais de substância, de tecnologia, de bens e de aplicação de trabalho. Assim como acontece também nos intercâmbios e visitas de jovens de vossas e nossas escolas. E tudo isso utilizando a linguagem originária e comum, além da de identitária, que não foi e nunca será apagada das linguagens oficiais dos dois países às quais cada qual pertence. Isso é o nosso dialeto veneto italiano. Lhes digo e expresso para todos vocês a grande gioia da cidade e da administração do município pela vossa chegada. Espero que a vossa estadia seja o mais possível interessante e agradável, de jeito que cada um leve para a própria família e para toda a gente que ficou em Criciúma e para todo mundo que conhece o nome de Vittorio Veneto e da região do Veneto e da Itália, a nossa mais querida saudação, o nosso parabéns para o bem-estar material e moral, para a serenidade e a durabilidade. Um grande abraço, junto com a exortação a fazer conhecimento dessa cidade e uso que você faria de uma moradia familiar como aquela de uma irmã e um irmão. Muito obrigado. Invito o sindaco di Criciúma a prendere la parola. Grazie, sindaco. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Como tem o tradutor, o Tony Pasquale. Sim. Faccio io il traduttore. Com muita alegria saúdo o prefeito de Vittorio Veneto, Jean Antonio Naré. Com muita alegria saúdo o síndaco de Vittorio Veneto, senhor Antonio Naré. Presidente do Conselho Enio Antiga e demais membros do Conselho. E Presidente do Conselho Enio Antiga e tutti i consiglieri. Nosso Presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Vereador Antônio Manuel. E o nosso Presidente da Câmara do Conselho de Criciúma, Senhor Antônio Manuel. O nosso Vereador, membro também do Conselho, Vereador Vanderlei Dini. Anche il consigliere Vanderlei Zilli, Itamar Benedetti, consultor do Convesc, Itamar Benedetti, consulente da região Veneto, do estado de Santa Catarina, dello estado di Santa Catarina. O Valcir B. Fontana, presidente da Câmara da Indústria, allora, do nosso município de Criciúma. O Valcir Fontana, presidente da Câmara de Empreendedoria de Criciúma. E Pedro Rosa, empresário que acompanha a coletiva. E anche l'imprenditore Pedro De Rosa, que acompanha o grupo. Zalmir Casagrande, presidente da Câmara de Logística de Criciúma. Zalmir Casagrande, presidente da Câmara de Comércio de Criciúma. Iraíde Spiovesan, diretor corporativo da SAF, Escola Técnica e do Instituto de Santa Catarina. Iraíde Spiovesan, presidente da Escola Técnica de Criciúma e Santa Catarina.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Era uma boa noite. É com muito orgulho. Com muito orgulho. Como descendente de italiano que sou. Como descendente de italiano que siamo, que sono. É da quarta geração. De quarta geração, né? É. Em que participo dessa data tão especial. E que participo a questa data tanto speciale. Como prefeito da cidade de Criciúma. Como síndaco da cidade de Criciúma. E antes como vereador da cidade de Siderópolis. E precedentemente come consigliere della città di Siderópolis, onde também foi firmado um gemelagem com forno de zodo, dove fu firmato um gemelaggio com forno di zodo, quindi Siderópolis forno di zodo, que pertencíamos à comarca de Uruçanga, que appartengono alla comarca di Uruçanga, Uruçanga, que também fez gemelagem com Longarone. E Uruçanga, que ha fatto um gemelagem com Longarone. Voltar a esta cidade depois de 130 anos. Ritornar a esta cidade após 130 anos, ou esta cidade após 130 anos. É algo que nos emociona. É qualcosa que te emociona. Em saber que, com muitas dificuldades naquele tempo, e sapere che con molte difficoltà in quel tempo aquele bravos heróicos deixaram a sua terra amada, a quelli che lasciarono la loro terra amata e da bravi cittadini e partiram para um mundo desconhecido e partiram per un mondo sconosciuto, l'America. Foi com muita coragem durante 36 dias no navio a vapor. Foi com muita coragem que durante 36 giorni de nave a vapore, e enfrentando em terra firme índios, bugres, afrontando nella terra ferma índio e bugres e animais, belli e feroci. E animais dos mais ferozes. Já deitou? Índio, bugre e animal. É, índio, bugre e animal de feroz. Não fosse a fé. Não fosse la fede. Não fosse Dio. Certamente. Não teriam vencido todas as dificuldades, não teriam vencido todas as adversidades daquele tempo. Não avremmo vinto tutte le avversità, tutte le difficoltà che dovevamo che abbiamo dovuto affrontare o che hanno dovuto affrontare in quel tempo. Deixaram aqui, a esperança de que um giorno pudéssemos voltar, noi potessimo ritornare. E apertar a mão e stringere la mano daqueles filhos que aqui ficaram. Dei figli che restarono qui. E construíram no sul de Santa Catarina. E costruirono nel sud di dello stato di Santa Catarina. Uma das mais belas cidades do Brasil. Una delle più belle città del Brasile. Uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. Una città con circa 200.000 abitanti che cresce a cada anno 3.000 persone. Che ogni anno aumenta a cada anno 3.000 persone. Che ogni anno cresce di 3.000 persone. Una città che tem 120 scuole. Una città che ha 120 scuole, 7 università. 7 università, 4 scuole tecniche. 4 scuole superiori, tecniche superiori. E temos quase 40% da nossa população nas escolas. E abbiamo circa il 40% della intera popolazione dentro le scuole. Uma cidade que é uma cidade polo. Uma città che è una città
Polo, una città di... Ah, Polo, sì, un polo urbano. Un polo urbano, che congrega quasi 400.000 persone in suo torno. Che aggrega circa 400.000 persone nel suo circondario. Con quattro ospedali. Quattro ospedali. Una città che também sta si dispiegando con il turismo. Una città che si sta risvegliando al turismo. Onde estamos construindo uma mina de museu para visitação. Dove si sta costruendo un museo delle miniere per essere visitato. Miniera museo. O carvão que foi a pedra fundamental. Il carbone che è stato il minerale fondamentale. Para o desenvolvimento da nossa região. Per lo sviluppo della nostra regione. Descoberto por Giacomo Sonego. Scoperto da Giacomo Sonego di questo territorio, di Vittorio Veneto. Una città che già fu considerata una delle maggiori città del mondo in termini di produzione ceramica. Una città che è stata considerata a livello mondiale o in termini mondiali una delle prime per la produzione della ceramica. Leader nell'industria testo e nell'industria chimica. Leader nell'industria della tessitura tessile e chimica. E forte nella costruzione civile. E molto forte anche nelle edilizie. La città che, secondo l'ultimo censo, fu considerata entre as 5.865 cidades do Brasil, a 45ª melhor cidade para se investir. Allora, la 45ª città tra le 5.800 dove poter investire meglio, o dove il denaro dava il maggior rendimento negli investimenti. Una città che ora busca, attraverso gemellaggio. Una città che adesso cerca attraverso il gemellaggio. Oggi commemorando 10 anni. Oggi commemorando i 10 anni. E stretare ainda mais esses laços culturais. Stringere molto di più questi lacci culturali. Che também procura buscar conhecimento economico e tecnologico. Che cerca sta cercando le conoscenze economiche e tecnologiche. Também l'intercambio pessimo. Per l'intercambio e per la scuola, per l'insegnamento, per la formazione. Come già tivemo un esempio pratico da SATC che teve vari alunni. Come abbiamo avuto ad esempio con la SATC tra studenti della scuola locale di Criciúma. Una città che, acima di tutto, busca valorizzare le persone. È una città che, al di sopra di ogni altra cosa, cerca di valorizzare le persone. E con questo gemellaggio. E con questo gemellaggio. Non appena buscare il conoscimento. Non è solo per avere delle conoscenze. Non è solo appena buscare la valorizzazione storica. Non è solo per cercare la valorizzazione storica, mas acima di tutto, ma prima di ogni altra cosa, cercare un poco della sabedoria, un poco della sapienza deste povo, di questo popolo tão ospitaleiro, tanto ospitale come la gente di Vittorio Veneto, come la popolazione e la gente di Vittorio Veneto. Nos consideramos con questo gemellaggio. Consideriamo che con questo gemellaggio. Giudani. Con la provincia di Treviso. E con la provincia di Treviso. Sono 24 città. Nella provincia di Treviso ci sono 24 comuni. Criciúma. E Criciúma vuole essere il 95esimo della provincia di Treviso. Salvato Clesio, c'è l'intervento
assuma Antonio Manuele. Boa noite a todos e a todas. Buonasera a tutti. Gostaria di cumprimentar primeiramente. Vuole prima di tutto ringraziare prefetto Gian Antonio da Re e il sindaco Gian Antonio da Re, il presidente di Vereadores Enio Antiga, il presidente del consiglio Antiga, il nostro prefetto Clesio Salvaro, il nostro sindaco Clesio Salvaro. Cumprimento a tutti i demai, ringraziandoli e ringraziando tutti le autorità qui presenti, i consiglieri e tutte le autorità presenti. L'anno di 2000, nell'anno 2000, la Camera dei Vereadori di Criciúma, la Camera dei Consiglieri di Criciúma, fu approvato il progetto ENTRE. Fu approvato il progetto TRA. Entre Vittorio Veneto e Criciúma. Vittorio Veneto e Criciúma. Na época, in quell'epoca, io e il vereador Vanderlei Zilli, io e il vereador e consigliere Vanderlei Zilli, qui presente, aiutammo a approvare questo bello progetto. Aiutammo a approvare questo progetto. E oggi si tornò in realtà. A partir do ano de 2001. Que se concretizou no ano 2001. E jamais nós. E noi mai. Imaginaríamos. Avremmo imaginato. Que estaremos aqui neste momento. Que saremmo stati qui nel 2011. Uma cidade tão hospitaleira. In questa città tanto ospitale. E uma cidade no qual nós estamos aqui aprendendo muito. E noi siamo qui, estamos. Apprendendo molto, cioè imparando molto. Com a globalização, internet e a rapidez do mundo moderno, estamos cada vez mais perto uns dos outros. Mas também com a evolução dos tempos, passamos a trabalhar mais, correr mais, ter pouco tempo e na pressa do dia a dia deixamos para trás as nossas raízes. E é justamente por saber a importância do passado em nosso presente e vê-los brando um futuro melhor que hoje estamos aqui entre nossos co-irmãos comemorando o 10º aniversário da celebração do Jubilado entre Criciúma e Vitória Vênia. É o protocolo de acordo entre Criciúma e a província de Treviso. Por meio deste pacto de amizade, conhecemos um pouco mais sobre a história e a cultura das cidades. Estreitamos as relações, criamos laços de afetividade ainda mais fortes entre as famílias do sul do Brasil e a Itália. Hoje, por ocasião da comemoração, estamos aqui lembrando que nossas portas estão abertas para recebê-los e em nome de toda a população criciumense, de toda a região sul, de Santa Catarina, o nosso muito obrigado. Con la globalizzazione, con l'internet, il mondo si è legato molto più rapidamente in tutte le sue parti e siamo sempre più gli uni vicini agli altri. Con l'evoluzione dei tempi siamo passati a lavorare molto di più, correre molto di più, avere poco tempo e nel quotidiano lasciamo indietro quelle che sono le nostre radici. Ed è proprio perché noi conosciamo l'importanza del passato nel nostro presente e guardando al futuro e a un futuro migliore che oggi siamo qui e insieme ai fratelli commemorando il 10º anniversario da celebrazione del gemellaggio tra Criciúma e Vittorio Veneto e il protocollo dell'accordo tra Criciúma e la provincia di Treviso.
Per mezzo di questo patto di amicizia conosciamo un poco di più sopra la storia e la cultura delle città, stiamo stringendo sempre di più le relazioni, creiamo nodi di affettività sempre più forti tra le famiglie del sud del Brasile e dell'Italia. Oggi, in occasione della commemorazione, siamo qui ricordando che le nostre porte sono sempre aperte per ricevervi. E in nome di tutta la popolazione crisumese e di tutto il popolo del sud del Brasile, un grande ringraziamento a voi. Seguono gli interventi dell'onorevole Zergano Cotà, che se ne scusa ma da Bruxelles non è riuscito ad arrivare, quindi il riscontro sarà del sindaco. Vittorio Veneto, 3 maggio 2011. Vi saluto alla delegazione della città di Criciúma. Non potendo essere qui per farlo personalmente, affido al sindaco Gian Antonio del Re questo mio breve saluto per un gemellaggio che ricordo sempre con molto piacere e che segnò uno dei miei primi atti di relazione interculturale da sindaco di questa città. Devo ricordare in questo frangente anche la persona che a quell'epoca, il mio assessore, colui che fu il promotore e il coautore del gemellaggio e dei rapporti con la città di Criciúma, e mi riferisco al professor Giovanni Merzillo, che oggi non è più con noi. Giunga quindi il mio saluto caloroso a questa delegazione arrivata nella nostra terra per risaldare i vincoli di amicizia tra Vittorio Veneto e Criciúma, città con la quale peraltro nel corso del mio decennio da amministratore ho avuto spesso rapporti importanti alla massima cordialità e accoglienza, anche alla cerimonia del gemellaggio del dicembre 2000, anche con il viaggio del 2004 e con il coro Anna nel 2008 per il centro commerciale che a Criciúma porta il nome di Vittorio Veneto. Lì ho sempre trovato grande disponibilità, entusiasmo e il calore tipici della nostra terra, quelli che mi auguro di trovare anche voi qui a Vittorio Veneto, Giancarlo Soltanto. Vittorio Veneto, 3 di maio 2011. Onorevole Giancarlo Soltanto. Saudações à delegação da cidade de Criciúma. Na impossibilità di essere presente a un incontro, entrego al signor prefetto Gian Antonio Darè questo mio curto scritto e a saudação per un gemellaggio che lembro sempre con molto piacere e che marcò uno dei miei primi atti delle relazioni interculturali con un prefetto di questa città. È mio dovere lembrare in questa altura anche la figura del mio consigliere e assessore che promuoveva e impulsionò il gemellaggio e le relazioni con la città di Criciúma. Sto lembrando il professor Giovanni Merzillo. Un mio abbraccio ben quente a delegazione recente arrivata nella nostra città per accrescentare le legazioni di amizade entre Vittorio Veneto e Criciúma. Cidade com a qual, nos 10 anos do meu compromisso de administração, teve frequentes relações aprontadas à máxima franqueza e acolhida sincera. Além da cerimônia do gemelagem no dezembro do ano 2000, fiz também uma viagem no ano 2004 junto ao Coroano e no ano 2008 pela inauguração do centro comercial Vittorio Veneto em Criciúma. Sempre incontrei grande disponibilità e un calore parecido a quello da nostra terra, o che io spero vocês todos encontreranno nella vostra permanenza in Vittorio Veneto. Saudações sinceras, Giancarlo Scotano. Ci sarà l'intervento di Olva Ciro Fontana, il presidente di imprenditoria dell'edilizia. Sì.
Grazie. Eu gostaria de dar boa tarde a todos. É com piacere que saluto e do bom pomeriggio a tutti quanti, ou boa sera a tutti quanti, gli intervenuti. E eu tive o prazer de receber o prefeito Jean Escutar, que foi a minha empresa que construiu o centro comercial Vittorio Veneto. Ebbi il piacere di conoscere il sindaco Giancarlo Scotà al momento dell'inaugurazione del centro commerciale di Vittorio Veneto che la mia impresa costruì nell'epoca. Esse centro commerciale che tem 17.000 metri quadrati. Centro commerciale di 17.000 metri quadrati. Hoje eu estou aqui. Oggi sono qui. Representando l'associazione industriale. Per presentare l'associazione degli industriali di Criciúma. Di Criciúma. Essa associazione abriga 1.000 associati. Questa associazione accoglie 1.000 soci. E l'obiettivo dessa associazione è stimolare. L'obiettivo dell'associazione è stimolare il crescimento dos associati. La crescita dei miei associati, orientá-los con gestão e conhecimento giuridico, aiutarli nella gestione e nelle conoscenze giuridiche, e também procurar influenciar os políticos, e cercare di influenzare i politici, che faça una boa gestão e che faça os atos necessari na regione, as obras necessárias. Perché facciano le opere necessarie, gli interventi necessari. E também queria aproveitar nessa noite, nessa tarde. E vorrei approfittare questo pomeriggio. Che noi precisamos, depois do gemelaio e as relacionamento cultural, che noi, dopo questo gemellaggio, diremo di più. Precisamos aproveitar para fortalecer o comércio, as relações comerciais com a Itália. Abbiamo bisogno di incrementare quelle che sono le relazioni commerciali con l'Italia. Porque dessas relações comerciais vai ter um resultado que interessa para ambas as cidades e os países. Perché abbiamo dei risultati che possono interessare entrambe le città. Perché il Brasil oggi cresce in media 5% all'anno. Perché oggi il Brasile cresce in media 5% all'anno. E oggi no Brasil ha carenza di mano di opera. E oggi in Brasile c'è carenza di mano d'opera. E também di equipamentos e materiais. E anche di strumenti e di materiali. Sì, strumenti e materiali, equipamentos. Então, talvez nós aproveitamos, podemos aproveitar o gemelaio para que esse relacionamento aumente. E possiamo così far sì che questo gemellaggio incrementi questo scambio. E colocamos a Associação Industrial e Comercial de Criciúma. E mettiamo a disposizione l'associazione. Che seja a porta di entrata di nuovi impresari. Perché la stessa sia la porta di entrata per nuove imprese o per nuovi impresari. Che con isso possiamo fortalecer ainda mais o gemelaio Vittorio Veneto e Criciúma. In modo tale da poter rendere più forte il gemellaggio tra le due città. Perché noi acreditiamo che la maggiore invenzione del mondo. Perché noi crediamo che la maggiore invenzione nel mondo foi as empresas, foi a criação de empresas. È stata la creazione delle imprese. E oggi a maior parte do tempo das pessoas. Oggi la maggior parte del tempo delle persone las ficam nas empresas. Sim, sì. Hoje o maior tempo que
que as pessoas passam de dia está na empresa. O maior tempo de ciascun lavoratore, de ciascun funzionario, é quello occupato nella impresa. E o segundo tempo das pessoas é dormindo. E il secondo tempo è quello del dormire. Então, por isso que nós precisamos fortalecer ainda mais. E per questo noi abbiamo bisogno di rafforzare o comércio entre a Itália e o Brasil. Il comércio tra l'Italia e il Brasile. É só assim que a nossa relação vai aumentar ainda mais. E così che le nostre relazioni vanno rafforzandosi sempre di più. E buonasera a tutti e saluti a tutti. Grazie. Sono l'intervento di Vanni Casagrande, che è il presidente della Camera di Commercio di Criciúma. Gostaria de cumprimentar o prefeito da cidade de Vitória, Veneto, Gian Antonio Tarè. Ho il piacere di ringraziare il sindaco di Vitória, Veneto, Gian Antonio Tarè. Ennio Antiga, presidente della Camera di Vereadores. Ennio Antiga, presidente del Consiglio. Demais vereadores e autoridades aqui presentes. E consiglieri e autorità presenti. A Câmara de Dirigentes Logistas de Criciúma. La Câmara de Comércio. Sente-se honrada por integrar a comitiva desta viagem comemorativa aos 10 anos de gemelagem entre Criciúma e Vitória Veneto e o protocolo de acordo entre Criciúma e a província de Treviso. A primeira parte não entendi. Sente-se honrada por integrar a comitiva desta viagem comemorativa aos 10 anos de gemelagem. Si sente onorata di essere parte integrante del gruppo che fa parte del gemellaggio tra Criciúma e Vitória Veneto. E il protocollo di accordo entre Criciúma e la provincia di Treviso. E del protocollo di accordo tra Criciúma e la provincia di Treviso. Nossos vínculos com a Itália nunca foram perdidos. E i nostri vincoli con l'Italia non furono mai persi. Nossos pais, avós e bisavós sempre fizeram questão de manter a cultura. I nostri padri, i nostri nonni sempre fecero una questione, cioè sempre si impegnarono a mantenere quelle che erano le conoscenze e le tradizioni del popolo d'Italia. Os hábitos e a gastronomia levada pelos primeiros imigrantes. Tradizioni e costumi e la gastronomia dei primi migranti. Crescemos ouvindo palavras e canções em italiano. Siamo cresciuti sentendo le parole e le canzoni italiane. Storie sobre nossas origens. Le storie sopra le nostre origini. Aprendendo jogos e costumes levados por nossos antepassados. Giocando e naturalmente non solo i giochi ma anche i costumi, le abitudini che, dei nostri antepassati. O gemelaggio è una forma di manter e ampliare esse vincolo storico e culturale tão importante. Il gemellaggio è una forma di rafforzare questi vincoli del gemellaggio che devono essere sempre più forti. Na Câmara de Dirigentes Logistas de Criciúma. Na Câmara de Comércio de Criciúma. Temos realizado atividades e ações. Abbiamo realizzato attività e azioni com outras entidades. Com altre entità, altri enti. Por isso, aceitamos o convite do Comitato das Associações Vênetas de Santa Catarina. Per questo abbiamo accettato l'invito del Comitato dei Veneti di Santa Caterina. E da SIC, Associação Empresarial de Criciúma. E dalla City, l'Associazione degli Imprenditori di Criciúma. E juntamente con la Prefettura Municipal. E insieme all'amministrazione comunale di Criciúma. Câmara de Vereadores. E il Consiglio del.
e altre istituzioni qui rappresentate e le altre istituzioni qui presenti chiediamo di trocare esperienze e informazioni. Vorremmo scambiare esperienze e informazioni per sapere o che abbiamo in comune e também as diferenças. Per conoscere quello che abbiamo in comune e anche le differenze. E a partir daí buscar parcerias e progetti. E partendo da ciò cercare quelle che possono essere collaborazioni e attività. E un relacionamento mais próximo e efetivo. E una relazione più vicina ed effettiva. Con risultati pratici dell'intercambio di nostre regioni. Con risultati pratici dell'intercambio tra le nostre regioni. Agradeço a acolhida afetuosa. Ringrazio per l'accoglienza graziosa. O carinho e a ospitalidade di tutta la comunità di Vittorio Veneto e della provincia di Treviso. La cordialità della città di Vittorio Veneto e anche della provincia di Treviso. Brasil e Italia. Brasil e Italia. Nações irmãs. Nazioni fratelle. Fratelle, lasciamo perdere. Unidas pela cultura e pela sua gente. Unite nella cultura e dalla sua gente, dalla gente delle due nazioni. Obrigado. Molto grazie. Di corso l'intervento del consigliere Davide Blovisotto. Buonasera a tutti, ringrazio il Comune di Vittorio Veneto per l'invito a questo incontro e colgo l'occasione per portare il saluto di tutta l'amministrazione comunale del Comune di Sirico e per rinnovare il patto di amicizia che ci lega dal 13 novembre 1997 con la città di Kyushuma. E proprio per mantenere vivi i rapporti di conoscenza e di amicizia vi porto alcune pubblicazioni del mio comune. In attesa di incontrarvi poi nella provincia di Belluno la prossima settimana, vi ringrazio tutti e ringrazio anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Saluti a tutti. Grazie. Prefettura di Sirico, incontro con la delegazione di Kyushuma. Agradeço a administração do município de Vittorio Veneto e do subprefeito pelo convite para este encontro e para mim é ocasião para levar saudações por parte de todo o Conselho da Prefeitura de Sirico para renovar o pacto de amizade que nós temos desde o 13 de novembro de 1997 com a cidade de Kyushuma. E mesmo para manter vívidas as relações de amizade e conhecimento, vos entrego várias publicações do nosso território. Na espera do próximo encontro e da vossa visita na província de Belluno, levo novas saudações. Giovanni Piccolo. Para a comunidade de Montecchia de Crosara, o consigliere Calvi Antonio. Grazie, buonasera a tutti e grazie al signor Sindaco per aver invitato anche la comunità di Montecchia a partecipare a questa bellissima occasione, un'occasione che a me commuove perfino perché vedo delle persone molto amiche, come Itamar Benedetti, è stato il primo brasiliano che io ho conosciuto per lettera. E porto a Itamar e a tutta la comunità di che rappresenta Kyushuma e lo Stato di Santa Caterina, il saluto da parte della nostra amministrazione comunale, del nostro sindaco e del Coro Tremonti. Perché il Coro Tremonti? Il Coro Tremonti di Montecchia è stato il veicolo che ha portato la comunità di Montecchia a conoscere la comunità di Kyushuma, a diventare parte della comunità di Kyushuma, tanto che alcuni di noi tornano ogni anno a Kyushuma per incontrare questi amici. Nel 2000 siamo stati la prima volta e ci siamo conosciuti. Nel 2006 abbiamo stretto un patto di amicizia con la comunità di Kyushuma. Speriamo che nel 2016 possiamo festeggiare, chissà, magari festeggeremo 10 anni di patto di amicizia a Montecchia di Crosara, nella provincia di Verona, e magari a Piassoave, città natale della famiglia del sindaco di Kyushuma. Salvaro.
Io ho avuto anche l'occasione di conoscere la famiglia, una sera a casa sua, siamo stati ospiti con il coro. Speriamo di incontrarci ancora e speriamo di mantenere sempre questo grande rapporto di amicizia e anche di scambio culturale. Grazie. Precisiamo la persona o posso intendere tutto? Da buono, sì? Ah, obrigado. Grazie. A questo punto invito i colleghi consiglieri a prenotarsi per un intervento. Prego chi si vuole parlare. Consigliere Botteo, prego. Sì, nel 2004 ho avuto il piacere di venire a Criciúma con il coro Anna di Vittorio Veneto. E consigliere, una cortesia, se non la mi lascia il tempo, abbiamo la traduzione simultanea. Grazie, intanto ringrazio, sono tornato. No, no anno 2004 io fui in Criciúma, se voi lembra, cosa che era lì su, sentito? Con il coro Anna di Vittorio Veneto, e approfitto per ringraziare tutti voi e tutta la città di Criciúma per l'accoglienza che abbiamo ricevuto. Fui con un coro Anna, approfitto per ringraziare a tutti voi e a cidade di Criciúma per l'accoglienza che nos deram naquela época. Con il coro Anna noi cantavamo e moltissimi brasiliani, nipoti di terza o quarta generazione di italiani. No coro Anna noi cantavamo e con os brasileiros di terza e quarta generazione cantavano também junto conosco. Ed è stato veramente commovente avere un legame con persone così distanti da casa nostra. E foi di verdade molto commovente, si fa anche, per noi, per questo congiunto di voci. In particolare, due ricordi sono sicuramente per noi indimenticabili. Dois lembranças são para nós não esquecíveis. O primeiro é stata la visita al bairro da Juventude. O primeiro foi a visita ao bairro da Juventude. Juventude de Padre Lumenta, gestito da Padre Lumenta. Gestito da Padre Lumenta. E com più di mille, mi sembra, meninos de rua gestiti da. Com mais de mil meninos de rua presenti na estrutura. E propongo, poi proporremo che il gettone presente questa sera potremo, questo come simbolo, destinarlo alla missione di Padre Lumenta, quindi al Bairro della Gioventù. Con la proposta che il gettone di presenza di questo consiglio sia devolvido all'entità di Padre Lumenta. E la seconda esperienza è stata era i primi di settembre. La seconda esperienza fu nel primo giorno di settembre. È stata la festa das etnias. Fu la festa das etnias. Festa delle etnie dove appunto si ritrovano le diverse etnie di Criciúma, italiana, spagnola, alemana, tedesca, araba, portoghese. Onde si incontrano le differenti etnie, non è popolazione. Ed è la festa della cultura, la festa delle differenze. Ah, è la festa da interculturalità, acho che lo si chiama insieme. E sarebbe molto bello copiare questa esperienza qui a Vittorio Veneto. Sarebbe molto agradabile, un piacere poter trasferire un'esperienza similare a Vittorio Veneto. Abbiamo già qualcosa di simile, ma con l'appoggio dell'amministrazione potrebbe diventare una cosa bella come quella che c'è a Criciúma. Temos algo di simile, porém seria molto buono poter avere l'aiuto dell'esperienza di Criciúma. Concludo ringraziandovi nuovamente e sperando che vi troviate bene qua come noi siamo stati in Brasile. Obrigado. A minha conclusão é um agradecimento, esperando que vocês fiquem aqui bem quanto eu fiquei na vossa cidade. Grazie Presidente. A nome di tutto il gruppo consigliare della Lega Nord Liga Veneta esprimo un caloroso saluto e un sincero benvenuto. A nome do Consiglio
la municipalità, esprimo un ringraziamento e una salutazione per la vostra presenza qui. A questi nostri graditissimi ospiti, a questi ospiti molto agradecidos, con la vostra presenza impreziosite e accrescete l'importanza di questo consesso. Con la vostra presenza voi state dando grande importanza al consiglio che noi stiamo facendo. 10 anni fa, come è stato più volte detto, è stato firmato l'accordo di gemellaggio. 10 anni atrás fu assinato un accordo di gemellaggio. Noi siamo sicuri che nella città di Criciúma batte ancora un cuore italiano. Noi siamo certi che nella città di Criciúma batte ancora un cuore italiano. Il cuore di quelle famiglie che nel 1880 la fondarono. Il cuore di quelle famiglie che nel 1880 la fondarono. E una buona parte di quelle famiglie partirono proprio. E buona parte di quelle famiglie salirono proprio da Vittorio Veneto, Cappella Maggiore e Corvignano. Mesmo di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, San Cassiano del Meschio. Famiglie venete operose. Famiglias ventas laboriosas. Famiglie che hanno elevato Criciúma. Famiglias che levantaron Criciúma. Ad essere attualmente una delle città più belle e più ricche dello stato di Santa Catarina. A ser una delle città più ricche dello stato di Santa Catarina. Se mi permettete, vorrei fare questa riflessione sulle motivazioni che stanno alla base dei gemellaggi. Se vostè permette, io vorrei fare una riflessione sobre il sentido da gemellaggio. Ma credo che la motivazione più importante, più pregna di significato, credito che ha importanza maggiore del gemellaggio, è sicuramente costituita dalla volontà di conoscere e di confrontarsi. Costituita dalla volontà di si conoscere e di si confrontare con persone di culture, tradizioni e lingue diverse. Nel nostro caso con persone e tradizioni di un bagaglio storico-culturale affine. Confrontare con persone che hanno un bagaglio culturale differente ma anche semeglianze. Nel nostro caso, diciamo, qui si cala perfettamente la nostra realtà. Qui noi possiamo ficar mesmo la nostra realtà. Abbiamo visto crescere degli scambi scolastici bellissimi. Abbiamo visto crescere intercambi scolari molto bonito, che hanno offerto ai nostri e ai vostri ragazzi, che offriranno aos nostri e ai vostri studenti, esperienze formative che sono andate ben oltre, esperienze formative che furono ben além la semplice conoscenza di un'altra lingua, di un'altra a simple conoscimento o simple conoscimento di altra lingua, e che li hanno avvicinati alla scoperta e che usa empurare per altri obiettivi, alla scoperta di usi, costumi e tradizioni che si possono apprendere solo vivendo nella comunità. Apprendendo costumi, tradizioni, conoscimenti di altre realtà. Ed è proprio tra gli studenti della SAC di Criciúma e quelli dell'Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Veneto, Città della Vittoria, e a quelli dell'Istituto di Vittorio Veneto, ICIS, che è avvenuto un proficuo interscambio culturale. E teve un buon proficuo intercambio culturale. Una quindicina circa di ragazzi dal 20 gennaio al 9 febbraio di quest'anno, 15 più o meno studenti, entre il
9 e 15 di gennaio di questo anno? Hanno potuto idealmente sedere sugli stessi banchi nei quali si erano seduti i loro avi. Sentarono idealmente nas cadeiras dos próprios avós, das gerações precedentes, que foram antes deles ali presentes. E qui io credo che troviamo un'altra motivazione per creare e mantenere vivi i gemellaggi. E neste assunto io acredito che noi incontriamo il principio per il quale il gemellaggio può essere giustificato. Ossia la ricerca delle radici di una comunità o di una parte di essa. Na busca das raízes de uma comunidade ou parte da mesma. Um grazie de cuore, me sinto de exprimerlo. Um agradecimento de coração, eu exprimo a quegli insegnanti, a todos os professores, que com grande paixão, dedicação, sacrifício e empenho, que com carinho, sacrifício e boa vontade, si sono prodigati per la realizzazione di questi importanti momenti. Lavorarono per questi importanti momenti di intercambio. Allora dobbiamo questo intenso e profondo sviluppo del gemellaggio inteso in questo senso. A eles devemos o profondo intercambio che os estudantes tiveram entre eles. Quindi non solo un gemellaggio di tipo istituzionale, che coinvolge solo i rappresentanti delle amministrazioni locali. Por isso non sono un gemellaggio istituzionale, ma un qualcosa che coinvolge sempre di più il tessuto sociale delle città. Ma algo che coinvolge il tessuto sociale della città. E proprio le scuole che svolgono questo ruolo importante. E sono le stesse scuole che hanno questa funzione importante. Presupposto indispensabile. Presupposto indispensabile. Per un'amicizia tra cittadini. Per un'amicizia tra cittadini. Con storie anche uguali. Con storie anche uguali. Magari lingue diverse, con linguaggi differenti, ma come rami di uno stesso albero, ma anche come galli di una stessa árvore, sono uniti da radici comuni e stanno giunti da radici comuni. Grazie. Non vedo altre prenotazioni dei consiglieri, sì, consigliere Tomone, prego. Sì, desidero brevissimamente salutare gli ospiti. Desejo rapidamente dar saudações aos hospedes. Ero presente in consiglio comunale quando si è stabilita la serata del gemellaggio con la vostra città. Eu era presente no Conselho Comunal quando foi assinado o acordo com a cidade de Criciúma. Credo que a palavra utilizada do nosso síndico no saluto, ou seja, a fratellanza. Acredito que a palavra utilizada pelo prefeito da nossa cidade, quer dizer a fraternidade, possa essere quella che unisce queste nostre due città. Possa essere quella che mesmo ten stretta la ligazione tra le due città. Io non conosco la vostra lingua. Non conosco la vostra linguaggio. Forse per questo la volta scorsa mi hanno dato la possibilità di salutarvi. Talvez por isso a vez passada me deram a possibilidade de dar saudações.
con il linguaggio universale che conosco e conoscete anche voi, e cioè con la musica. Con la linguaggio universale che talvez anche voi conoscete, che è la musica. In quanto la delegazione vostra è stata ospite di una serata in cui anche noi abbiamo potuto salutarvi in questo modo, grazie. La vostra delegazione a quella epoca furono ospite di una serata di una noite onde nós tocamos para vocês. Muito obrigado. Grazie. Non vedo altre prenotazioni di consiglieri. E un saluto da parte del Presidente per tutta questa comunità. Gentile signore e egregi signori, prendo la parola a conclusione degli interventi che abbiamo con piacere ascoltato. L'importanza di questa graditissima visita, la gioia di noi tutti, unita alla gratitudine nel ricevere i nostri fratelli veneti d'oltreoceano, mi sembra come sia stata davvero una cosa giusta aver convocato proprio per questo evento un consiglio comunale. La nutrita presenza di consiglieri me ne reca ulteriore conforto. Poco mi rimane da aggiungere a quanto già stato detto, con cuore e con sentimento. Questo nostro incontro, questo ritorno alle terre venete, che è la nostra amata cara così ricca dalle sorgenti del Piave a Venezia, è per tutti noi un motivo di profonda riflessione. Possiamo, anzi dobbiamo, saper essere felici perché fortunati di vivere dentro una terra bella e generosa, così dolce madre. Per questo vogliamo condividere in uno spirito di sacra ospitalità con tutti voi qui presenti la nostra fratellanza e la nostra vigilanza nella buona e nella cattiva sorte, nel nome della bellezza della terra veneta che così generosamente accoglie tutti noi. So che anche in terra lontana voi siete fedeli custodi delle nostre tradizioni più autentiche e dell'amore per la nostra terra veneta. Vi posso comunque rassicurare che il detto «le meglio che se brucia un paese che se perde le sue tradizioni» è ancora forte e ben radicato nella vostra terra di origine. Vou tentar traduzir. Prezados senhoras e egregi signori, pego a palavra a conclusão das intervenções que temos o prazer de ter sentido. A importância dessa muito agradecível visita, a joia de nós todos unida à gratidão em receber os nossos irmãos vindos do além do oceano, nos confirma como seja coisa justa ter convocado o Conselho Comunal. A presença muito ampla dos conselheiros dá para mim mais ainda reforço. Pouco tenho que juntar a quanto já foi falado, com coração e com muito sentimento. Esse nosso encontro, esta volta na terra veneta, que é entre nós muito amada, casa assim cheia de tradição e rica, muito rica, entre o rio Piave e Venezia, é para todos nós um motivo de profunda reflexão. Podemos, talvez devemos saber ser felizes porque temos sorte de viver dentro de uma terra bela, generosa, doce mai. Por isso queremos condividere com o espírito di sacrada hospedagem con todos vocês aqui que estão, a nossa fraternidade, a vossa vicinanza,
Lisa. Una boa e una cattiva, una feia sorte, un nome da beleza, da terra veneta, che assim generosamente nos todos ospeda. Eu sei também que em terra muito longe vocês são os fiéis custodes de nossas tradições mais antigas e do amor para a nossa terra veneta. Eu posso assegurar que o lema "le meio que se bruge um país e se perde a sua tradição" é melhor que queime o país que a tradição do mesmo se perde, é ainda muito forte e bem enraizado na vossa terra de origem. O prazer. Grazie. Di consegnare una targa ricordo a nome di questa assemblea e del sindaco come testimonianza a Criciúma e nel tempo la felicità che testimoni nel tempo la felicità di questo incontro. Tenho il prazer di entregar una targa ricordo di lembranza di questa consiglio e di prefeito para testimoniar incontro com o pessoal de Criciúma e a felicidade de incontro. Grazie. Prima di passare allo scambio di doni, un ringraziamento e saluto uno per tutti, per il sindaco Cesio Salvaro, che è sindaco di Criciúma, e la moglie, una per tutti, Adriana Salvaro, e lo ringraziamo del suo discorso così colmo nel cuore di emozione e di amore. Grazie.